Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Rappresentano una problematica severa, sono piuttosto diffuse, in molti casi anche dolorosissime. Sono le lesioni cutanee, argomento di questa puntata di Medicina Facile, nella quale vogliamo approfondire soprattutto gli aspetti diagnostici e terapeutici. E in questo sarà d'aiuto il nostro graditissimo ospite, ve lo presento subito e volentieri. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Raffaele Trulli. Buongiorno, Buongiorno a dottore. tutti, buongiorno. Come sta? Sta bene? Diciamo di sì. Dottor Raffaele Trulli, dirigente medico responsabile dell'ambulatorio di vulnologia ASL Lanciano Vasto Chieti. Allora, è vero che lei è un decano della vulnologia in Abruzzo, dottore? Posso considerarmi forse il primo che ha portato questa problematica all'attenzione della medicina in Abruzzo. Sono quasi 30 anni che mi occupo di questa. La 30 anni, che cos'è la vulnologia? vulnologia deriva dal latino, dalla parola vulnus, che significa ferita fondamentalmente, quindi è lo studio Studio. della ferita. Responsabile dell'ambulatorio di vulnologia, dove? Ospedale di L'ospedale Chieti? di Chieti e ho due ambulatori, sempre della ASL, sui distretti di Ortona e Francavilla. Quindi praticamente lei opera in tre ospedali nel corso della sua settimana lavorativa. In questa puntata, come ho detto in presentazione, ci occupiamo di lesioni cutanee. Le chiedo subito che cosa si intende per lesione cutanea, dottore. Allora, per lesione cutanea, lo dice la stessa parola, vulnologia, è la ferita, che per definizione viene intesa come una perdita della continuità dei tessuti, che può estendersi in superficie e in profondità variamente. Alla ferita il nostro organismo reagisce per riportare alla guarigione della ferita stessa, un processo, se vediamo la prossima diapositiva, un processo di guarigione che si chiama cicatrizzazione, che è composto di varie fasi che si alternano nel tempo, che nel giro di qualche settimana possono, in genere portano, alla guarigione della ferita, con una restitutio ad integrum della ferita stessa, quindi con una nuova riepitelizzazione. Esistono però delle ferite che non tendono alla guarigione in un lasso di tempo che va dall'esordio fino a 6 settimane. E queste lesioni vengono definite lesioni, ferite croniche e quindi prendono il nome di ulcera cutanea. Sono ferite che sono completamente diverse dalle lesioni acute perché cambiano nel loro interno il loro microambiente. Ci sono delle particolari situazioni che bloccano questi processi di Certo. guarigione. Infatti, la lesione, se fa vedere la prossima diapositiva, l'ulcera può essere, oltre ad essere intesa come una ferita in assenza di segni di spontanea tendenza alla guarigione, in cui ci sono degli arresti dei fenomeni cicatriziali, quindi di tutti quei processi, in genere la fase in cui si arresta il processo di Certo. guarigione è la fase infiammatoria, dove c'è la lotta tra i globuli bianchi del nostro corpo verso le sostanze estranee e batteri che entrano sulla ferita stessa. Lei ha detto se in 6 settimane, quindi un mese e mezzo, queste ferite non si rimarginano di Certo. fatto. È proprio così tassativo questo termine, 6 settimane? Un limite lo dovevamo dare. In genere i processi di guarigione entro Durano. 4-6 settimane portano a guarigione. Poi dipende da tante situazioni, poi Certo, vedremo. però il limite massimo è Però 6 settimane. abbiamo dato questo limite per avere un'idea. Da che cosa sono causate queste Allora, ferite? se torniamo sulla diapositiva precedente, l'ultima L'ultimo scritta, l'ultimo passaggio. passaggio. C'era scritto che l'ulcera deve essere considerata una soluzione continua dell'integrità tessutale dovuta a patologie sottostanti. Che significa? Che all'interno, nell'organismo, c'è qualche patologia che può determinare un arresto dei processi di guarigione, quindi interferire con i processi di guarigione. La prossima diapositiva ci dà un'idea di quello che possono essere le ulcere, le varie cause. Infatti abbiamo delle lesioni traumatiche, come le ustioni, le calcificazioni,
ma soprattutto come patologie proprie dell'organismo, che sono le patologie vascolari, che sono quelle più frequenti. Abbiamo ulcere su base arteriopatica, ulcere su base venosa, oppure ulcere arteriose e venose, e poi ci sono il piede diabetico, poi ci sono le lesioni infettive che possono determinare un prolungamento dei processi di guarigione, poi ci stanno le lesioni neuropatiche come nel piede diabetico, nella lebbra, o addirittura però esistono, c'è una miscellanea di tante altre patologie che sono di difficile diagnosi, come le vasculiti o tutto il resto, la malnutrizione, possono determinare un prolungamento di queste ferite. Abbiamo ancora una diapositiva per spiegare le cause di insorgenza di queste patologie. Il problema è questo, che essendo un sintomo comune a svariate malattie, è necessario per il trattamento dell'ulcera diagnosticare la patologia che sostiene la stessa ulcera. Io faccio l'esempio sempre tipico della come lo stesso effetto che ha il sintomo tosse in un paziente. La tosse, che è un sintomo, può essere dovuta a patologie le più svariate, possono essere tumori del polmone, bronchiti, raffreddori, laringiti. Noi non possiamo curare solamente l'ulcera, la tosse, se non curiamo la patologia che è alla base della tosse stessa, perché ha una tipologia di trattamento diversa da caso a caso. Stiamo vedendo anche nelle foto che abbiamo mostrato ai nostri tre spettatori, sono ferite molto brutte. Sono all'apparenza lesioni abbastanza brutte spesso. Considerate che spesso questa branca della medicina è sempre stata schivata dal personale medico-infermieristico, perché viene ritenuta una patologia di secondo piano. Veniva ritenuta una patologia di secondo piano. Senta, come viene fatta la diagnosi? Quali esami, quali accertamenti strumentali vengono prescritti? Allora, la prima cosa da dire in assoluto è che noi abbiamo davanti non una lesione a sé stante, ma un paziente, la diapositiva per favore, è il paziente con la ferita. Quindi c'è la necessità di inquadrare bene il quadro clinico dell'ulcera in un contesto più grande che il paziente stesso. Quello che comunemente viene detto, un approccio olistico al paziente stesso. La mettiamo alla prossima diapositiva, per favore. Ecco. Quindi quando si presenta un paziente, ma questo fa parte della medicina in generale, l'approccio olistico è indispensabile. Quando a noi si presenta un paziente con ulcera, dobbiamo innanzitutto renderci conto che paziente abbiamo davanti, con tutte le sue molteplici sfumature, comorbidità, l'età e tutto il resto, e poi nell'ambito di questo paziente dobbiamo andare a ritrovare la causa, quella malattia particolare che possa, in base all'esame clinico e tutto il resto, possa aver generato la lesione stessa. L'importanza della visita medica e secondo i criteri della semeiotica classica. Certo. D'accordo? Andiamo avanti con le diapositive. E allora, già la prima visita è quello che noi dobbiamo, quasi quasi alla prima visita ci dobbiamo dimenticare della lesione. Cioè, quello che ci deve interessare di più è il paziente. Dobbiamo considerare la sua età, perché più andiamo avanti nel tempo, con l'età, negli anni, il nostro organismo ha capacità di risposta agli eventi avversi limitate. La cute degli anziani è già di per sé più fragile di quella dei giovani, quindi ha una tendenza alla guarigione più ridotta. Le sue malattie che possono interferire, immaginate un paziente con il diabete ha delle tante situazioni, certo, che possono influenzare negativamente tutti i processi di questo paziente, oppure uno scompenso cardiaco. Ho un cuore che non funziona, il cuore non pompa sangue in periferia e il sangue non riesce a portare i mattoni per ricostruire questa ferita, che sono poi le proteine, la ferita non guarirà mai. Quindi lo stato nutrizionale è importante. Un paziente che non mangia, e soprattutto non mangia in maniera qualitativamente adeguata, non avrà quei mattoni necessari alla guarigione. Poi lo stato immunitario è importante, perché influisce negativamente e favorisce la comparsa di infezioni. L'assunzione di farmaci, immaginate
la persona che prende oggi come oggi è un largo uso di cortisonici. Il cortisone interferisce con i processi di guarigione. Quindi sono tutte cose che vanno inquadrate alla prima vista. Una volta che abbiamo inquadrato il paziente, possiamo andare a analizzare l'eziologia e il tipo di ulcere che abbiamo di fronte. Quindi già dalla prima visita, come vediamo qua, già la sede della lesione può darci indicazione su quello che potrebbe essere la lesione che ci abbiamo davanti. Sul tronco non avremo mai lesioni di tipo vascolare, perché nel tronco non ci sono rami definiti, ma un intreccio di vasi che difficilmente possono dare una lesione ischemica, ma possono trattarsi o di tumori cutanei o di decubiti, che sono quelle lesioni particolari che sono dovute alla immobilità del paziente, in cui la pelle viene schiacciata tra la superficie di appoggio e l'osso e si formano delle zone di ischemia dovute a questo. Soprattutto pazienti anziani. Anziani, allettati e tutto il resto. È tipica, sta venendo fuori perché con l'allungamento della vita tanta gente manifesta queste lesioni. Ma anche i giovani che poi subiscono interventi chirurgici e tutto il resto. Quelle che sono più frequenti negli arti inferiori, abbiamo lesioni vascolari e non vascolari, bisogna fare, o sul piede, pensiamo il piede diabetico, l'arteriopatia e tutto il resto, e quindi un attento esame semeiotico, quindi prima un attento esame clinico, faremo, la prossima diapositiva, degli esami strumentali e di laboratorio che devono confermare la nostra ipotesi diagnostica. E gli esami strumentali e di laboratorio possono essere vari, ma dipende tutto da ciò che abbiamo visto prima. Che ne so, il piede diabetico andrà fatto una valutazione del suo stato glicemico, uno stato dell'infiammazione, potrebbe essere fatta una radiografia per vedere se c'è una osteomelite del piede, esami di laboratorio per vedere gli indici di Flogos e tutto il resto, quindi ci dà un'idea. Gli esami devono essere mirati alla visita, perché sennò potremmo fare 1000 esami e non trovare mai niente. Le chiedo, dottor Trulli, quali sono le lesioni cutanee più diffuse e soprattutto in quali zone del corpo si manifestano? Parlava prima, aveva fatto riferimento agli arti inferiori. Allora, le lesioni più frequenti che in assoluto, soprattutto nei paesi occidentali, sono le ulcere degli arti inferiori. Le ulcere degli arti inferiori sono, come vedete, molto frequenti, addirittura l'1,5% della popolazione giovane adulta dell'Europa e del Nord America. E questo valore aumenta fino al 4% considerando gli over 65. Proprio per il discorso che facevamo prima, che la persona anziana ha tante problematiche. D'accordo? Purtroppo ci stiamo avvicinando anche noi. Si allunga l'aspettativa di vita, però bisogna sempre verificare certo. In quali condizioni è la qualità scusi se l'ho interrotto. Tra le ulcere degli arti inferiori, la prossima diapositiva, vediamo che le più frequenti sono le ulcere venose, tipica delle nazioni occidentali, obesità, mancanza di movimento, di attività fisica e tutto il resto possono portare a questa insufficienza venosa che a lungo andare, certo non nelle prime fasi, ma a lungo andare può determinare la comparsa di alterazioni cutanee alla porzione distale degli arti inferiori, determinando queste ulcere che spesso dolorose, oppure le arteriopatie, però già entriamo nell'ordine del 10%, ma sono lesioni forse più gravi, perché poi c'è tutto un discorso dietro di terapia. Immaginate che mentre l'ulcera venosa come trattamento può avvalersi, deve avvalersi, di un bendaggio contenitivo, l'ulcera arteriosa non può essere toccata fin quando non va fatta una rivascolarizzazione. Quindi bisogna affidarla al chirurgo vascolare che tramite una angioplastica o con un bypass deve riportare sangue nella zona dove non arriva e quindi c'è una ferita che non guarisce. Poi ci sono ulcere miste, arteriose e venose, quindi un paziente che abbia sia l'insufficienza venosa che arteriosa, può avere ulcere che hanno un aspetto clinico un po' dell'uno e un po' dell'altro e può prevalere un aspetto clinico dell'arteriopatia o della flebopatia a seconda della patologia più importante. Però anche poi ci stanno le ulcere diabetiche, che sono importantissime, la malattia del secolo, che portano delle grosse distruzioni dei piedi. Il piede diabetico è diventata una
patologia purtroppo importantissima. spesso si deve arrivare all'amputazione. All'amputazione, purtroppo perché il diabetico ha tante problematiche di ridotta difese, di scarsa vascolarizzazione, di neuropatia, possono portare a complicanze locali distruttive. E purtroppo la sanità italiana per questa problematica ha dei problemi. Ha delle lacune. Senta, credo che l'aveva accennato anche prima. Nella mia presentazione ho detto che in alcuni casi sono dolorosissime. Sì, sì. Vederle sono delle brutte bestie, tra virgolette, queste ferite. Quanto male, quanto dolore fanno, quanta sofferenza danno al paziente? Allora, per quanto riguarda il dolore è un sintomo che però è forse di difficile valutazione, perché non può essere oggettivato. Il dolore è un sintomo che se lo sente il paziente e basta. Cioè, infatti si parte da questo assessment del dolore, nel 1972, dice che il dolore è quello che il paziente dice che sia ed esiste ogni volta che il paziente ne riferisce. E tutto ciò che il paziente riferisce sul dolore è vero. Cioè, esistono pazienti che puoi dare, io dico sempre, una martellata sulla ferita, non fanno una piega, non sentono, o sentono pochissimo dolore. Altri, appena li sfiori, ti riferiscono a una sintomatologia molto alta. Quindi è molto personale, individuale, il problema dolore. Però è pure vero che da studi fatti, la prossima diapositiva, si vede che c'è un'associazione abbastanza definita tra ulcere e dolore. Le lesioni degli arti inferiori arteriose all'83% sono dolorose, quindi un'incidenza molto elevata. Considerate che l'arteriopatia, non facendo arrivare sangue giù in periferia sull'ulcera, l'ulcera soffre. È lo stesso dolore anginoso dovuto all'occlusione dell'arteria coronarica nell'infarto cardiaco o nell'angina pectoris. Dove non arriva sangue, si crea un metabolismo, particolare che può indurre la genesi del dolore. Oppure le lesioni venose hanno il 65% di dolore, nel piede diabetico il 48% è un po' diminuito, perché nel diabetico come complicanza ci può essere una neuropatia sensitiva, che poi causa addirittura delle lesioni cutanee. Quindi sentono di meno. Spesso i pazienti diabetici si bruciano i piedi perché li mettono a riscaldare anche contro i termosifoni. Le lesioni da pressione sono dolorose e anche le ulcere neoplastiche vanno annoverate nel computo di tutte le lesioni. Danno dolore. E il dolore, le cause del dolore nelle ulcere cutanee possono essere raggruppati in i cinque grossi capitoli. Un dolore eziologico, che è quello di tipo infiammatorio. Abbiamo detto che l'ulcera è una ferita che si blocca nei processi di guarigione nella fase infiammatoria. E l'infiammazione è quella che dà dolore. Una tendinite dà dolore, una artrite dà dolore. Anche in questo caso la lesione cutanea dove c'è infiammazione dà dolore. Però può essere anche un dolore, qua spetta al medico poi capire quale, perché poi le terapie, i trattamenti, gli approcci sono diversi. Sono. C'è un dolore da complicanza. Nel momento in cui la ferita si complica, soprattutto per quanto riguarda la sovrainfezione, quindi la comparsa di un'infezione, può determinare dolore. Infatti noi quando arriva un paziente che ci riferisce che dalla volta precedente ha accusato un aumento della sintomatologia dolorosa, dobbiamo sempre sospettare la presenza di un'infezione e quindi la dobbiamo confermare o escludere. Oppure può essere un dolore procedurale. Nell'atto della medicazione compiamo dei movimenti che possono determinare dolore, già il rimuovere la medicazione. Per vedere come sta la ferita può dare dolore, oppure sbagliamo il tipo di medicazione, che disidrata troppo la ferita e quindi può generare dolore. Però ci sono pure dei dolori accidentali. Paziente che cammina, sbatte contro un ostacolo, proprio sulla ferita, sull'ulcera, e il dolore riaumenta. E poi ci sta un dolore neuropatico che è dovuto a una disfunzione del sistema nervoso È e anche un lì. dolore psicogeno, che dipende poi da soggetto a soggetto. Sì o no, possono creare immobilità queste ferite? Certo, l'immobilità, possiamo considerare un'arma a doppio taglio, può generare l'immobilità delle lesioni, abbiamo detto prima le lesioni da decubito, la causa è l'immobilità, ma possono determinare immobilità sia dal punto di vista
soprattutto del dolore, della funzionalità degli arti inferiori, se parliamo di arti inferiori, ma certe volte anche per trattamenti. Considerate che il piede diabetico, alcune lesioni del piede diabetico, quelle plantari che sono su base neuropatica, la prima terapia è lo scarico della pressione sulla lesione, cioè il piede non deve poggiare per terra, il paziente non deve poggiare il suo peso, certo, sulla lesione, e quindi di conseguenza una forma di inattività la deve osservare. Possono dare luogo a infezioni, dottor Trulli? Allora, il discorso dell'infezione è un discorso che forse non tutti riescono a capire ancora. Primo punto, non esiste un'ulcera sterile, d'accordo? Allora, facciamo questo piccolo esempio. Il nostro organismo è coperto da miliardi e miliardi di batteri che ricoprono la cute e ricoprono le nostre cavità interne. In genere hanno fatto uno studio che il numero di batteri è 10 volte il numero delle cellule umane. Quindi probabilmente siamo noi che siamo guidati dai batteri. Possiamo fare questa considerazione. E quindi è impensabile che se noi abbiamo miliardi di batteri sulla cute, su un tessuto più umido, che è più favorevole alla crescita dei batteri, non ci siano batteri. D'accordo? Quindi non esistono ulcere sterili. Però non è detto che la lesione sia infetta, perché la presenza, come vediamo qua il significato clinico dei batteri nelle ferite, la presenza di batteri sul fondo della ferita può essere favorente i processi di guarigione, perché alcuni di questi batteri rilasciano dei fattori che stimolano i processi di guarigione. È come le mucche al pascolo che rendono fertile la terra. Il problema si ha quando cominciano a diventare troppi sul letto della ferita. E quindi si passa a una colonizzazione critica in cui c'è un eccesso di batteri nel letto della ferita che però non danno ancora i sintomi di un'infezione, ma il primo segno che danno è l'arresto dei processi di guarigione oppure la comparsa del dolore. Ecco che ci riferiamo a quello che dicevamo prima. E quando ci arriva un paziente che ci riferisce dolore, la comparsa di dolore, noi dobbiamo sempre pensare che si sta sviluppando una lesione. E noi in questo momento dobbiamo intervenire, subito. In questa situazione si crea sul fondo della lesione uno stato infiammatorio, perché i batteri sono tanti, ma non danno ancora infezione. E le cellule bianche che devono andare a combattere l'infezione, quindi i globuli bianchi, i macrofagi e i neutrofili, combattono questi batteri che stanno crescendo troppo e si crea uno stato infiammatorio che blocca i processi di guarigione. Se poi la guerra la vengono i batteri, si forma un'infezione e si manifesta con il deterioramento di quei tessuti che prima apparentemente erano buoni. Andiamo avanti con le diapositive. Quindi i problemi clinici aumentano dalla contaminazione fino all'infezione clinica locale, ma ricordiamoci sempre che siccome queste cose succedono in un organismo, c'è sempre la risposta immunitaria che controbilancia le infezioni. Nel momento in cui le difese immunitarie non riescono a vincere i batteri, certo, avremo un'infezione. D'accordo? Quindi non è sempre detto che ci sia. I batteri sul letto da ferita diano infezione. Però quando la danno bisogna riconoscerla subito e combatterla bene. E il caso diventa più difficile. Questa diapositiva? Questo l'ha detto bene. Ultimamente è stato visto che i batteri, cioè non ultimamente, però anche nel letto da ferita è stato visto questo, che i batteri si stanno organizzando in colonie multietniche, quindi batteri di più specie, si raccolgono a formare delle colonie e producono una matrice glicoproteica come uno scudo, come lo scudo spaziale, che li protegge dall'attacco delle cellule bianche, degli antisettici e degli antibiotici. Sì, allora, i batteri planctonici sono quelli che camminano, si fermano, cominciano a crescere, si coprono con questa gelatina e formano come un fungo, e sotto questo fungo crescono anche specie diverse, in cui si scambiano
parti genetiche, soprattutto di resistenza, quindi batteri che diventano più resistenti e poi a un certo punto scoppiano questi funghi e partono questi colonizzatori. Come le curiamo, dottor Trulli, queste? C'è un'altra diapositiva, sì, chiedo scusa. Però tenga presente che sta finendo il tempo e la cosa più importante è sicuramente il trattamento sul quale allora, vogliamo arrivare. Se possiamo mettere il trattamento di queste lesioni è fondato su tre criteri. L'abbiamo già detti prima. La correzione dei fattori generali. Quindi inquadrare il paziente e dare terapie mirate a migliorare le sue performance in tutti i sensi. Poi c'è una terapia causale in cui dobbiamo correggere la malattia o la patologia che mantiene la lesione, come abbiamo detto prima, l'arteriopatia, dobbiamo fare la rivascolarizzazione, e poi dobbiamo abbinarci un corretto trattamento della lesione stessa. A questo momento scendiamo nella lesione stessa e il trattamento si fa in base alla qualità e alla quantità dei tessuti e dell'essudato presente nel letto della ferita. Qualche anno fa c'è stato, vedete che quali aspetti clinici molto vari l'uno dall'altro, che non possono essere trattati alla stessa maniera. Sono tutti ambulatoriali questi? Tutti ambulatoriali, la maggior parte tutti ambulatoriali. La maggior parte di questi non può essere trattata con il placebo, con la panacea, con un farmaco che sia la panacea di tutti questi aspetti. Allora, vedete, quella in fondo è bella rossa e quindi sta una ferita che sta guarendo, ma dove c'è tutt'altra, quelle zone necrotiche, c'è da lavorare tanto. Allora, qualche anno fa ci fu il professor Falanga, che è un dermatologo americano, che ha dato delle indicazioni su come deve essere l'approccio alla lesione cutanea, in modo da trasformare una ferita da cronica, riportarla in acuta e quindi poi riattivare i processi di guarigione. La prossima diapositiva si chiama la wound bed preparation, quindi la preparazione del letto della ferita, che ci indica quali sono i punti sui quali si deve articolare la strategia di trattamento per riportare questa ferita in una fase acuta. La prossima diapositiva ci dice che quali sono i punti della wound bed preparation e vengono ricordati dall'acronimo TIME, che è in inglese, dove T sta per tessuto, I per infezione o infiammazione, l'M è lo squilibrio dei fluidi e è l'epidermide dei margini. Quindi bisogna, non in maniera sequenziale, ma allo stesso momento, considerare questi quattro punti su cui agire per riportare una ferita in una fase acuta. Dove c'è tessuto necrotico, vitale o non vitale o carente, c'è bisogno di eliminare il tessuto necrotico. Perché il tessuto necrotico ritarda i processi di guarigione e favorisce le infezioni. Dove si fa il trattamento della rimozione del tessuto necrotico può essere fatto chirurgicamente, possono essere utilizzate delle medicazioni particolari che riescono ad ammorbidire il tessuto necrotico, quindi farlo eliminare poi dai macrofagi, oppure mettere delle sostanze attive sul letto della ferita. L'infezione, si usano antibiotici e medicazioni antisettiche, eccolo qua. No, non è questo, ci manca proprio. Per quanto riguarda l'essudato, ci sono delle medicazioni cosiddette avanzate che hanno la capacità di modulare la quantità e la qualità dell'essudato sul letto delle ferite. Perché è importante l'essudato? Perché la guarigione è stata vista nel 1962 da un biologo, che la guarigione in ambiente umido è migliore rispetto a quello che si faceva qualche anno fa all'ambiente secco. Una volta le ferite si esponevano al sole, addirittura con l'asciugacapelli si asciugavano, ma è stato visto che la cosa più sbagliata è l'ambiente umido, quindi un'interfaccia umida sul letto della ferita favorisce i processi di guarigione. Una volta che noi abbiamo preparato, secondo i criteri del TIME e della wound bed preparation, il letto della ferita, possiamo favorire ulteriormente, quindi la progressione verso la guarigione, con altre metodiche. Poi dipende dalle condizioni cliniche del paziente, possiamo utilizzare la chirurgia, che può utilizzare innesti di cute, autologa o eterologa, possono essere fatti dei lembi, possono essere utilizzate delle medicazioni e quindi una guarigione in ambiente umido, possono essere utilizzati fattori di crescita,
I Ci sono sostituti varie dermici. opzioni terapeutiche. Adesso si sta sviluppando, dal punto di vista industriale, una Certo. miriade di prodotti che vengono ad aiutare il medico. Con esito positivo si guarisce. Sicuramente con accorciamento dei tempi di guarigione. Sì o no, si può riformare questa ferita? Le recidive sono frequenti, soprattutto se poi i pazienti non seguono le indicazioni per una corretta stile di vita. E le indicazioni ce le dà il nostro specialista. Grazie al dottor Raffaele Trulli, dirigente medico responsabile della, scusate anche per la mia voce, ma oggi è un giorno un po' così, dirigente medico responsabile dell'ambulatorio di vulnologia ASL Lanciano Vasto Chieti, grazie per essere stato con noi, decano della vulnologia abruzzese. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori. Con voi l'appuntamento è per la prossima settimana, naturalmente gli stessi orari, ma naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie, arrivederci.